sono Anna e questa è la mia famiglia. Ciao! Amber, ciao. Giancarlo, ciao. E Arianica. In realtà abbiamo anche una gattina di 2 anni che si chiama Lila, tigrata, molto carina, molto dolce, però è tanto timida e quindi è scappata via. Essendo questo un periodo un po' particolare per tutti ed essendo noi in 5 in casa con il gatto, volevamo chiederti cosa ci consigli per tenere lontano il più possibile i microbi e avere una cucina anche a prova di gatto. Grazie. Ciao Anna, un saluto a tutta la famiglia e anche alla gatta. Anch'io vi parlo dalla cucina e ho anch'io una gatta tutta nera che si chiama Maki e difficilmente si farà vedere. L'igiene in cucina è importante per evitare tossicazione alimentare, è importante per evitare che ciò che portiamo in tavola possa diventare pericoloso per la nostra salute. Senza farne un'ossessione, la nostra cucina non deve diventare una sala operatoria. Ma vediamo la tua cucina. Come vedi, cerchiamo di stare molto attenti. E siamo molto attenti appunto a tenere sempre tutto pulito e igienizzato, soprattutto questo è lo spazio dedicato alla ciotola della gattina. Cosa ci potresti consigliare per cercare di evitare ancora di più la contaminazione in cucina? Franca, aiutaci tu! Anna, complimenti, la tua cucina mi è sembrata pulita e perfettamente in ordine. Mi permetto comunque di darti qualche consiglio, qualche regola per migliorare l'igiene in cucina, che come abbiamo detto è davvero fondamentale. Prima regola, molto semplice, l'abbiamo imparato in questo periodo, lavarsi le mani. Lavarsi le mani tutte le volte che passo da un alimento a un altro alimento, proprio per evitare fenomeni di contaminazione. Secondo, teniamo separati crudi da cotti. Cosa significa? Nella pratica, ho un tagliere, un coltello, sto preparando il petto di pollo, crudo ovviamente, lo sto tagliando. Dopodiché utilizzo lo stesso tagliere, lo stesso coltello per preparare l'insalata. In questo modo creo una contaminazione, quella che tecnicamente si chiama cross contamination. È importante lavare gli utensili nel passaggio da un alimento a un altro alimento, da un crudo a un cotto. E per finire l'ultimo consiglio, temperatura corrette per ogni alimento. Quindi il pollo non deve essere rosa al centro, la minestra deve arrivare a 70 gradi e se ho un piatto cotto non lo lascio più di 2 ore a temperatura ambiente. Se volete maggiori informazioni, se volete approfondire, andate nella sezione del sito altroconsumo.it, la spesa che sfida. Troverete molte altre indicazioni. A questo punto ti saluto Anna, tutta la famiglia e naturalmente un saluto alla gatta e alla prossima spesa intelligente. Grazie Franca, seguiremo senz'altro i tuoi consigli. Da noi, ciao! E da Lila, un grande saluto e a presto. Ciao! Ciao! Ciao.